Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita. Ciao da Elisa e Andrea di Radio Dare una voce. Oggi con la nostra radio andiamo a Borgo di Craveggia a trovare una ragazza che, seppur giovanissima, ha vissuto un'esperienza molto particolare con il contatto in montagna, interpretandolo e dando vita ad un'arte meravigliosa. Andiamo a trovare Serena Guerra. Ciao Serena. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, noi abbiamo notato che sei ovviamente giovanissima e che hai realizzato già tantissime cose, però ci piacerebbe, prima di conoscere la tua arte, andare un attimo a scoprire chi è Serena, come sei vissuta, dove sei nata, come ti sei un po' formata, prima di diciamo affrontare la parte più saliente del tuo vivere quotidiano. Beh, allora, io sono di Craveggia, appunto questo borgo alpino che è situato in Val Vigezzo, in Ossola, Val d'Ossola, Alto Piemonte, e diciamo che le montagne di casa hanno fatto da culla di quello che è la mia arte, insomma. E fin da piccolo ho avuto questa propensione all'arte, cioè ancora prima di camminare avevo in mano la matita. Poi crescendo, diciamo che ho sempre portato avanti questa mia passione, e poi diciamo che ogni artista arriva al punto che ha bisogno di crearsi un proprio stile, no? Un proprio modo di esprimersi. Ed io nel legno, in particolare in questo materiale, ho trovato la mia realtà, il mio modo di esprimersi. E niente, diciamo che la passione appunto per il legno me l'ha trasmessa il mio papà, che fa il falegname. E poi fin da piccola mi piaceva andare da lui, giocare, sperimentare. Poi quando sono cresciuta, insomma, ho iniziato a prendere questa cosa più seriamente, ho iniziato a fare qualche mostra e poi ho visto che questa mia arte, questo modo di esprimersi mi veniva apprezzato, insomma. E quindi poi è nata questa cosa qua. Tu che studi hai fatto, Serena? Io ho studiato grafica pubblicitaria, però diciamo che era uno studio più improntato nel computer, no? Quindi Photoshop, Illustrator, c'era un po' questo imprinting tecnologico. Ed io sì, mi è sempre piaciuto, però ero forse troppo selvatica per quella realtà lì. Nel senso che alla fine, secondo me, l'arte, la vera arte, va proprio al di là della tecnologia. È una cosa primordiale, una cosa che viene poi scovata nella semplicità, no? Del quotidiano e della natura. Già. Bene, bene, vedo che iniziamo bene, dai. Dai, si scioglie il ghiaccio. Sì, sì, no. Ma soprattutto ti volevo fare una domanda inerente proprio alla tua arte, nel senso che ormai hai ottenuto una discreta notorietà grazie alle tue opere d'arte che, diciamo, sono particolari, non sono opere d'arte scontate, no? Ammesso che poi esistano opere d'arte scontate. Però, insomma, ci piacerebbe, se ti va, anche se capisco che per l'artista è un po' difficile raccontare la propria arte, però di raccontarci un po' quelle che sono le prerogative delle tue opere d'arte, ciò che le contraddistingue e un po' l'idea che c'è dietro. Sì, ma diciamo che, allora, quello che voglio fare nella mia arte è comunicare un qualcosa che va al di là della comunicazione verbale, no? Un qualcosa che è più profondo. Io nel legno, appunto, ho trovato questo modo di comunicare, perché il legno è un materiale vivo, è un materiale che amo definire uno scrigno, no? Perché al suo interno
contiene una storia, contiene un passato. Infatti io nelle mie opere mi piace descrivere la vita montana di un tempo, quindi dalla fienagione alla pastorizia, tutte attività che venivano fatte nel quotidiano, no? E che erano, diciamo, alla base, no, della vita in montagna. Una vita che ritengo ci siamo lasciati forse alle spalle troppo velocemente. E quindi quello che voglio fare è portare questo passato al presente, no? E per poter, diciamo, dare l'opportunità soprattutto alle nuove generazioni di vedere quello che i nostri antenati ci hanno lasciato, no? E di riflettere su questa cosa qua. Perché secondo me il passato, soprattutto in questa situazione particolare che stiamo vivendo adesso, ci può insegnare molto. Ci può insegnare che forse dobbiamo tornare alle origini, di lasciare forse questo superfluo, troppe cose abbiamo adesso, secondo me. Si guarda in giro e abbiamo troppo. Invece una volta vivevano con poco, ma erano felici. Vivevano nella loro realtà e non gli mancava nulla. Avevano poco, ma in realtà avevano tutto. E adesso invece abbiamo tutto e non abbiamo niente. Guarda, noi abbiamo già avuto modo di farci una chiacchierata prima di questa intervista, no? E la cosa che più mi ha lasciato sorpresa è capire che la tua, più che un'arte, io veramente la vedo e continuo a vederla come una vera e propria missione, che è quella di riportare, di ridare dignità a degli oggetti abbandonati all'uomo, come se tu hai scritto, come se volessero gli uomini abbandonare un po', dimenticare le proprie origini. Quindi in qualche modo metti in discussione un filo che lega il presente, ovviamente, di ogni persona al passato. Quindi la mia domanda, la curiosità che mi è venuta da chiederti è: qual è il tuo filo che ti lega al passato e soprattutto di cosa è fatto? Ma allora, diciamo che io fin da piccola sono sempre stata un po' incuriosita dai racconti della mia nonna, no? dalla gente, insomma, dei nostri nonni, no? Perché alla fine io definisco nonni, no? Un po' tutti gli abitanti del mio paese, no? Perché alla fine, essendo una piccola comunità, ci si conosce tutti e quindi fin da piccola, magari in piazza o quando magari le amiche della mia nonna arrivavano, io stavo lì ad ascoltare i loro racconti, anche della guerra, soprattutto della guerra, perché alla fine quella è stata una generazione che l'ha vissuta pieno. E quindi ho sempre appunto avuto questa propensione a cercare di non perdere, no, queste cose, questi ricordi, no, che poi quella generazione ci raccontava. E quindi, oltre ai racconti, ho sempre avuto la propensione anche proprio per gli oggetti del passato. Infatti, già da piccola collezionavo oggetti antichi, dai chiodi vecchi. Infatti mia mamma era disperata perché arrivavo sempre a casa con un pezzo di legno, con un chiodo vecchio, con un pezzo di porta, e proprio perché non riuscivo a passare davanti indifferente a un oggetto antico, no? Perché in quell'oggetto io ci vedevo un passato, no? Dicevo, chissà se mi posso trarre qualcosa, posso trarre il suo passato, il suo vissuto. E quindi, insomma, è nata così quest'arte, questo modo di esprimermi, che penso sia nato fin dall'infanzia, insomma. Io infatti amo paragonare proprio il legno vecchio alle persone, no? Perché
come le persone, il legno ha tanto da raccontarci, ma tantissimo, però quello che dobbiamo fare noi è stare ad ascoltarlo, che sia un pezzo di legno, che sia una pietra antica che è lì da 200 anni, non dobbiamo passargli davanti indifferente, dovremmo fermarci un attimo, osservare questi pezzi di storia che, come i nostri nonni, hanno tanto da raccontarci. Infatti io ho fatto un'opera che ho intitolato Toc, tu Elisa l'avevi già vista, e infatti avevo proprio paragonato il Toc, che in dialetto si chiama, pezzo di legno, Toc ad legno, e ho voluto paragonare il Toc ad legno ad un nonno. E appunto per questo volevo leggervi brevemente una poesia che avevo scritto, se non vi dispiace. No, vai. Allora, a te passo accanto, invisibile agli occhi della gente. Un tempo giovane e forte trave sei stato. Le tue spalle sorreggevano un tetto di nude piode. Ai raggi del sole risplendeva la tua resina. Ora di quella linfa non resta più niente, solo il ricordo del suo profumo riempie i tuoi giorni. Ti vedo appoggiato a quel muro, mi siedo un po' con te, raccontami, ti voglio stare ad ascoltare. Bella. Ne avevo letto un pezzettino io, la parte finale sotto l'opera. Senti Sere, tu hai sviluppato questa manualità in diverse forme, no? Perché abbiamo visto che scolpisci, ma passi anche per la pittura. Tutte hanno un elemento in comune, che è proprio quello di ridare vita. Infatti spesso ritrai, ecco, come dicevi adesso su TOC, volti di persone, oppure persone che ammirano le montagne. Insomma, metti sempre un elemento di vita nelle tue opere. Quello che ti vorrei chiedere è: che cosa significa per te plasmare un'opera, quindi rifarti alla manualità, e perché è così importante? Tanto che tu dici che la comunicazione verbale per te non era sufficiente per questo motivo, no? Cosa hai ritrovato nella manualità che invece ti aiuta ad esprimerti? Beh, diciamo che ho ritrovato un po', come dicevo prima, un modo di esprimersi primordiale, no? Perché alla fine è proprio il materiale che parla, no? Io poi sto ad ascoltarlo, no? E infatti, cioè, le mie opere nascono tutte in modo diverso, nel senso che ognuna è un pezzo unico, perché io trovo il legno, poi lo sto ad ascoltare e poi da lì nasce l'idea, nasce l'opera. Altre volte invece ho in mente l'opera, però non trovo il pezzo. Esatto, quindi dopo da lì parto e vado alla ricerca di un pezzo che possa andare bene. Però non è facile, nel senso che alla fine è un continuo, una ricerca continua. Infatti tanti mi dicono: ma quanto ci metti a fare un'opera? Ogni opera è diversa, ci sono pezzi che ci metto mesi, ci sono pezzi che ci metto una notte, proprio magari mi sveglio di notte, vado giù in studio e la creo. Cioè, l'arte è così, l'arte non ha orari, cioè l'arte è imprevedibile ed è quella che la rende unica. Verissimo. Allora, mi rifaccio un pochino a quello che stavi dicendo. Ho detto, a un certo punto io mi metto vicino al legno e lo ascolto. E questa cosa mi fa rivenire un po' in mente cose che dicevano grandi artisti. Cito ad esempio Michelangelo, quando diceva che lui, guardando un blocco di marmo, magari quando ha realizzato i prigioni, dice: io già vedevo il corpo imprigionato di questi personaggi all'interno del blocco. Oppure mi viene in mente Mauro Corona, che abbiamo conosciuto e che io ho anche incontrato più volte, che diceva: a volte giro per il bosco, guardo un tronco d'albero e vedo già
in quella forma un Cristo o qualcos'altro che andrò a scolpire. Mi chiedevo se nella tua ricerca di oggetti ti capita anche a te a volte di vedere un oggetto in cui hai la percezione, hai il sentore che ci sia una figura, ci sia un qualcosa che è imprigionato lì dentro e che ne aspetta soltanto di essere liberato dalla tua manualità. Beh, è proprio così perché diciamo che ogni legno è come una persona e bisogna sprigionarla, bisogna starla a sentire e poi ogni legno ha il suo carattere, ogni pezzo diciamo che esprime un qualcosa di diverso. Ci sono pezzi in cui viene espressa felicità, in altri pezzi invece tristezza. Poi secondo me quello che c'è di bello di questa dell'arte, poi adesso parlo per la mia, è che io incontro il legno, diciamo questo incontro reciproco, e poi il sentimento che è imprigionato nel legno incontra il mio e si crea poi questa unione che poi crea la mia arte. Certo. Perché alla fine il legno secondo me ha una memoria, cioè qualsiasi materiale ha una memoria e noi dobbiamo cercare di stare ad ascoltarla. Vero. Guarda, mi viene in mente un'altra cosa, no? In relazione sempre all'ascolto dell'opera d'arte, no? L'ascolto ovviamente non è solamente uditivo, no? È un sentire, è un guardare, è un vedere. Mi viene in mente, c'è stato un filosofo dell'arte, Theodor Adorno, che in teoria a un certo punto parla dell'altro del dato, cioè diceva che le opere d'arte in qualche modo raccontavano un qualcosa che va oltre quello che noi riusciamo a percepire nella vita, diciamo, materica, nella vita ordinaria. Allora mi chiedo se ti è capitato, quando altre persone guardano le tue opere d'arte, vivono le tue opere d'arte, se hanno percepito, sentito o ascoltato, per rimarcare i termini che hai usato tu, qualcosa che tu non sapevi di averci messo dentro a quell'opera. Certo, è capitato. Io, a proposito di, diciamo, dei sentimenti che poi vengono sprigionati dalle opere, da chi le, insomma, chi è che le guarda, mi è capitato la mia prima mostra, quindi ero anche più giovane, la prima mostra poi l'ho fatta nel mio paese ed ero un po', insomma, titubante, emozionata, cioè avevo un turbinio di emozioni perché dicevo chissà la gente come potrà, insomma, reagire a questa forma d'arte alternativa, perché alla fine se a una persona tu chiedi che cos'è per te l'arte, allora una persona ti dice per me è un quadro, per me insomma il classico, no? E quindi ero un po', insomma, titubante, però ho detto dai, o la va o la spacca, vediamo, poi a me piace mettermi in gioco. E quindi niente, insomma, ho fatto la mostra e poi in certi giorni restavo lì per magari conoscere chi veniva a farmi visita. E niente, arriva un signore con sua moglie della valle e soprattutto, ecco, quello che io ero abbastanza emozionata era di poter vedere come la gente, soprattutto di una certa età, potesse reagire alla mia arte, no? E niente, allora vedo che arrivano e ho detto chissà, diranno che quei glinsti rob, no? Come dicono in dialetto. E invece, niente, fanno il giro di tutte le opere, io ero lì all'entrata, arriva e sta donna si è messa a piangere, mi fa, guarda, mi emoziono anche adesso a raccontarvelo perché fa, guarda Sere, ve lo dico in dialetto, poi ve lo traduco, fa, per me, le come avevi visto la mia infanzia, quel che io ho visto, si poi ne smontai, no? E fa, mi fai tornare a Guignin, no? Vuol dire
che comunque l'ho fatta tornare bambina, gli ho fatto insomma rivivere ciò che ha vissuto. E secondo me il fatto di aver toccato certi argomenti, quindi del passato, di questa gente che ha vissuto di stenti, di lavoro, sicuramente gli ha fatto piacere, sicuramente gli ha fatto emozionare, perché ho toccato forse quel passato che, come dicevo prima, è stato dimenticato troppo facilmente. E forse vedere una ragazza giovane che ha a cuore ancora, insomma, le nostre orme, le nostre origini, gli ha fatto piacere e l'ha fatta emozionare. E per me far emozionare, vedere una persona che si emoziona di fronte a ciò che faccio, mi ripaga di tutto, assolutamente. Quindi, scusami, mi viene da dire in maniera spontanea che non è vero allora che per apprezzare determinate opere d'arte bisogna essere dei critici o aver per forza avere una laurea, no? Assolutamente. La del sentire. Eh sì. Alla fine l'arte è il mezzo di comunicazione più bello, e quando sono le persone più inaspettate, le persone più semplici che si emozionano, è quella l'emozione più bella, la più vera, la più viscerale. E lì secondo me ogni artista capisce se è arrivato o meno, perché se fa emozionare le persone comuni, cioè è lì che sei arrivato, non c'è bisogno di un critico. Poi insomma c'è un parere di un critico, è sempre bellissimo indubbiamente, però quando ti vedi insomma la gente del tuo paese, gente semplice, gente di montagna che si emoziona, che dice mi hai fatto rivivere il mio passato, per me quello è bellissimo, non c'è critico che tenga. Allora, io voglio raccontare un attimo un aneddoto, Serena, perché noi ci siamo conosciute infatti l'occasione proprio con questa domanda, tramite un video che ha condiviso il nostro amico Luca di Vivere la Montagna, che vogliamo l'occasione per salutare. In questo video è stato, diciamo, simpatico, un po' perché mi sono rivista proprio nello stesso giorno, sembrava lo stesso video che avevo girato io, però mi ha fatto sorridere facendo anche una constatazione. In questo video tu, sommersa dalla neve, quindi in realtà avevi la neve veramente fino al busto, ti accingevi a salire in quella che poi era la tua casa, no? Quindi con molta fatica, con il bastone, eccetera. Ed è stato simpatico perché vedere una donna così giovane in quelle condizioni e sapere che comunque quella è la sua casa, quindi quella è la sua metodologia di ritorno a casa di tutti i giorni normali, mi ha fatto fare questo tipo di riflessione, che oltre all'arte che tu produci, quindi che vivi in maniera così viscerale, allo stesso modo comunque vivi un grandissimo rapporto con la montagna, e questo è visibile nella tua quotidianità, quindi nello stile di vita che tu hai scelto di adottare. Ed è da qui che deriva, come mi raccontavi, la scelta di tenere in qualche modo anche l'attività di famiglia, che è quella del rifugio. Quindi mi piacerebbe che insieme riuscissimo a descrivere quello che è il tuo rapporto con l'aver scelto la semplicità nella vita, perché alla fine hai scelto uno stile che, seppur giovanissima, come dicevamo all'inizio, è uno stile di vita che purtroppo non appartiene alle generazioni attuali. Però è bello capire con te che cosa significa per te vivere nella semplicità e avere un rapporto con le cose più vere, quelle poi essenziali. Ma allora, secondo me, diciamo che parto avvantaggiata, nel senso che alla fine quando nasci in queste realtà qui sei più abituato, sei più propenso, no? Però non vuol dire, perché a volte c'è gente che vive in montagna, nasce in montagna, poi non si trova e ha bisogno di andare via, di andare in città perché non trova lì la sua realtà. Oppure c'è gente che nasce in città
e non si trova, non riesce a vivere, quindi viene in montagna. E secondo me la montagna, appunto, va bene, ci nasci, però la devi anche sentire, la devi sentire tua, e poi devi poi prendere a carico tutto ciò che vuol dire vivere in montagna, come la neve, le strade, insomma, cioè tutto ciò che è vivere qui in queste realtà qua. Alla fine io sono una ragazza giovane, diciamo che non sono una Heidi, nel senso che anche a me piace andare a ballare, anche a me, insomma, vivo, sono una ragazza normale, insomma, anch'io i miei svaghi, però arrivo a un certo punto che io senza le mie montagne non ci so stare, io qua è casa mia, qui non potrei far a meno di vivere qui, insomma, vai in città, vai a fare la spesa, però non è che ho la necessità di avere il supermercato sotto casa, non ho la necessità di avere, cioè devo andare al supermercato, prendo la macchina e vado in città a fare spesa, vado qui in paese. C'è gente che se non ha il posteggio della macchina sotto casa, non ha il supermercato sotto casa, non vive. Ed è anche triste, perché alla fine si vive, ma si dipende troppo. La montagna ti insegna che ogni cosa, insomma, devi guadagnartela in qualche modo, no? Anche fare spesa, se viene a nevicare che di andare a fare spesa, vuoi andare a farla, fai spali, o se no ti metti a dormire e vai il giorno dopo. Non è che alla fine è così. Certo, è vero. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa, invece che ha un po' a che fare proprio tra il rapporto tra arte e società, nel senso, abbiamo parlato in più momenti di come funziona questa società, votata a dare un sacco di comfort tramite la tecnologia, no? Se pensiamo a Galimberti, che diceva oggi la tecnica governa tutto, no? Per tecnica si intende ottenere il massimo dei risultati col minimo sforzo. Tutto questo ha portato inevitabilmente le persone a utilizzare molto meno il proprio estro, la propria creatività, la propria capacità di creare cose nuove in un mondo dove in realtà ti trovi tutto già fatto. Questo è il problema, no? Allora mi chiedo, così facendo una domanda un po' retorica, no? Se è possibile, secondo te, al di là di quella che è stata la tua esperienza, far sì che l'arte possa essere ancora qualcosa di interessante in un mondo che fugge però la creatività. Cioè, assolutamente. Come che oggi si possa riconnettere, diciamo, il mondo giovanile col mondo artistico? Perché c'è un po' un allontanamento. Diciamo che l'arte ha bisogno di tanto impegno, e forse impegnarsi, il lavoro, purtroppo non è da tutti, nel senso che adesso abbiamo tutto con troppa facilità, È qualcosa che ha bisogno di tanto impegno, a tanti non piace. Cioè la mia generazione è una generazione abbastanza complessa, nel senso che purtroppo siamo stati catapultati in questa tecnologia, però dobbiamo capire che questa tecnologia non deve prendere sopravvento, non ci deve far diventare degli automi. Dobbiamo mantenere ancora l'emozione, ma quella viva, quella, insomma, viscerale. Purtroppo adesso anche con il Covid si è messo pure lui a dividere, no? Ciò che è poi il potersi incontrare, il poter condividere le emozioni. E secondo me la mia generazione deve capire che senza emozioni non si può andare avanti. Bisogna cercare di tornare un po' alle origini,
nel senso che la tecnologia si va bene, i comfort vanno bene, però dobbiamo un attimo riflettere e dire: ma è davvero questo quello che, di cui abbiamo bisogno? Cioè, e secondo me è veramente un momento nel quale la nostra generazione ha bisogno di tornare proprio alle origini, di non farsi prendere il sopravvento, perché sennò le emozioni andranno perse, ciò che è poi, insomma, l'essenzialità. Dobbiamo tornare alla semplicità, alla semplicità. E la montagna, secondo me, può aiutare molto in questo. Infatti, quello che pensavo è che in realtà poi la tua vita è un po' un messaggio che viene rivolto alle persone, no? Perché se andiamo ad analizzarlo, comunque tu con l'arte comunichi un qualcosa che è un messaggio poi che viene interpretato da questi ragazzi, dai giovani d'oggi. Tu, Serena, pensi che il tuo messaggio di vita possa in qualche modo indottrinare l'uomo ad avere maggior rispetto per la natura, soprattutto ad affiancarlo ad un ritorno verso se stesso? Perché io penso che, conoscendo un pochino in questi giorni, penso che l'arte ti avvicini molto, cioè la tua arte ti avvicina molto alla vera essenza di te stessa, no? E non sempre è quello che poi in realtà ritroviamo nell'uomo comune, no? Ognuno fa un lavoro perché deve farlo e non perché vuole, ognuno fa delle cose perché deve ma non perché vuole. Quindi mi chiedo se il tuo messaggio possa in qualche modo avvicinarsi a una sorta di indottrinamento verso l'uomo a ritornare verso se stesso. Io lo spero. Io vivo la mia arte come una sorta voglio mandare un messaggio, io voglio cercare di far capire alla gente che forse dobbiamo tornare alle origini, dobbiamo cercare di lasciare un po' tutto ciò che non ci serve, dobbiamo essere consapevoli che il mondo non è un computer, non è un telefonino. Perché purtroppo, come dicevo prima, c'è sempre più un allontanamento, no? Anche dovuto al Covid. Ognuno è nel suo mondo, è nel suo telefonino, nel suo computer. Bisogna cercare di andare al di là di quello che è questa realtà che ci sta rapendo, che ci sta portando via anche i giorni. Perché davvero, se tu prendi in mano il telefonino, lo guardi e dici: cavolo, mi è già passata un'ora, cioè vola il tempo, ma non è quella la vita. E cercare di passare il tempo, ma magari con qualcosa di costruttivo, di sviluppare la propria creatività, le proprie passioni. E secondo me qua bisogna svegliare le menti, soprattutto dei ragazzi, perché l'arte, la creatività è un motore fortissimo, è un motore che tiene vivo il mondo. Bisogna cercare di essere delle piccole luci che accendono, che dicono: ah, forse... Magari spengo un attimo il telefono, vado a farmi un giro, prendo quel sentiero, sto in mezzo un attimo alla natura, apro le narici, respiro. Questa è la vita vera. Certo. È questa la vita vera. Senti, Serena, allora a questo punto mi viene da chiederti, no? Visto che canonicamente si associano sempre dei colori a delle emozioni, no? Il rosso che viene associato alla passione, queste cose, diciamo, ormai strasentite. Che colore hanno le tue montagne? Le mie montagne? Dipende come le guardo. Diciamo che ogni giorno è diverso. Io mi ritengo fortunata perché da dove abito ho una visuale meravigliosa. Ho davanti la catena del Monte Rosa
e diciamo che il rosa è predominante, nel senso che quando poi arriva il momento del tramonto è spettacolare. Però alla fine le montagne nella mia arte poi le coloro in base alle mie emozioni, ogni volta è diverso. Guarda, prima di andare in chiusura, prima tu hai parlato dei giovani, hai parlato del fatto che in qualche modo c'è questa ricerca tramite i social, tramite questo mondo virtuale di un'unione, o meglio ancora dell'idea di sentirsi uniti, perché poi quella famosa ora, 2 ore o 10 ore che passi davanti al cellulare, in realtà sei solo, in contatto con un mondo che non sa forse neanche che sei dall'altra parte del mondo, quindi diciamo che è un'idea di non sentirsi soli, poi fondamentalmente lo siamo ancora di più. E tu invece che comunque ti occupi di arte, si sa che ovviamente l'arte spesso e volentieri nasce da momenti di riflessione, di solitudine, di estraneamento da un mondo, delle cose di tutti i giorni. Allora mi chiedo qual è il tuo rapporto con la solitudine, se ci vai d'accordo, se la ricerchi, se la sfuggi, come ti ci rapporti? Beh, la solitudine è essenziale nell'artista, eh. E io, come ho detto, sono un po' selvatica, nel senso che io me la vivo bene la solitudine. Mi piace perché mi fa riflettere, mi fa pensare, mi fa creare. E, diciamo che poi si arriva a un certo punto che bisogna poi trovare nella solitudine anche un modo di riflettere su se stessi, no? E quindi io la ritengo essenziale la solitudine, soprattutto quando vai in montagna. Quando vai insieme a qualcuno la vivi diversamente, quando poi sei da solo ascolti di più, senti di più, diventi un po' come un animale, no? Si accendono i sensi, vedi quello che appunto se sei insieme a qualcuno non vedi. Infatti quando vado poi in montagna mi capita poi di trovare qualche pezzo, magari ci sono passata con qualcuno, invece quando vado poi da sola lo vedo, lo noto e poi me lo porto a casa, proprio perché quando si è da soli tante cose... Tante voci forse le ascolti, no? E vengono poi a cercarti. E la solitudine è bella, però è bella anche la convivialità, è bello anche stare insieme. Però quello stare insieme che ti dà poi le cose semplici, nel senso che secondo me la mia generazione, ritornando al discorso di prima, deve un po' capire che è nel trovarsi nelle cose semplici poi che è lo stare insieme, nel senso andare in montagna, bersi un bicchiere di vino insieme con qualcuno che suona la fisarmonica, è lì lo stare insieme bello, è lì la semplicità che fa la differenza, che non sono le grandi cose, dobbiamo riflettere su questa cosa qui. Intanto Serena ti ringraziamo tantissimo, perché questa chiacchierata con te è veramente veramente bella. Poi quando si parla di montagna ti assicuro che noi potremmo rimanere anche altre 2 ore senza problemi. Allora volevo intanto farti l'ultima domanda per andare in chiusura, che è una domanda che noi in genere facciamo un po' a tutti, una domanda semplicissima: se nello scegliere diciamo la tua modalità di vivere, ovviamente in qualche modo hai fatto una scelta, qual è stato o qual è il tuo ricordo più bello? Verso la montagna, dici? In assoluto, quello che per te è più bello, montagna, non montagna, di quella che è la tua vita e la tua scelta. Ma il ricordo più bello, beh, ne ho tantissimi, però uno dei ricordi più belli che ho è, penso che sia... l'acquisto della mia baita che ho fatto l'anno scorso in un posto magico, in un'alpe qui sopra casa mia che si chiama Alpe Cortignasco,
ed è un'Alpe che andavo fin da piccola, ci andavo anche da sola, soprattutto da sola, e sono sempre stata attratta da quel posto, proprio perché secondo me contiene tanto quell'alpeggio lì, ha tanta energia, ha tante storie. E quando poi sono cresciuta, io fin da piccola dicevo, mi piacerebbe comprare questa baita, me la sono sempre sentita mia. E quando l'ho presa e ho avuto le chiavi in mano, ho capito che come me quella baita ha tanto da raccontare, no? Nel senso che quella baita forse mi parlava senza parlare. E quando me la sono insomma goduta, me la sono insomma presa e fatta finalmente mia, ho capito che è quella là il potere della montagna. Parlare, esprimersi, raccontarci tante cose senza poi dire parola. È quella la magia. Vero, hai assolutamente ragione. Noi ti salutiamo, ringraziamo tantissimo per aver fatto questa chiacchierata con noi, veramente molto bella. Ricordiamo agli amici che seguono che Serena ha anche un profilo sui social, quindi la potete trovare come Serena Guerra o come Serena Art, e potete ammirare veramente delle opere che, oltre ad essere particolari, veramente sono veramente geniali, ma molto 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 belle. E noi, Serena, speriamo di vederci presto quando insomma. Bene, ciao ragazzi, un saluto e grazie ancora. Grazie mille. Ciao. Ciao.